lei frequenta un serpente. Gli altri animali sono contenti perché continuano a seccare i suoi esperimenti. Anche io sono contento perché il serpente parla e ciò mi permette di stare un po' in pace. Venerdì, lei dice che il serpente le suggerisce di assaggiare i frutti di quell'albero. Ho detto che ciò avrebbe introdotto la morte nel mondo. L'ho avvertita di stare lontana da quell'albero. Lei ha detto di no. Prevedo guai. Immigrazione in vista. Ho avuto giornate molto dense. Sono scappato qualche sera fa per tutta la notte. Ho fatto correre il cavallo più forte che potevo, sperando di uscire dal parco e di nascondermi in qualche altra terra prima che cominciassero i guai. Non ce l'ho fatta. Circa un'ora dopo il levare del sole, mentre galoppavo attraverso una pianura fiorita dove migliaia di animali pascolavano, sonnecchiavano, giocavano tra loro, improvvisamente è scoppiata una tempesta e in un attimo nella pianura c'è stato un folle tumulto e ogni animale ha preso a sgozzare il suo simile. Sapevo che cosa significava. Eva aveva mangiato quel frutto e la morte era penetrata nel mondo. Le tigri si sono mangiate il mio cavallo senza badare a me, che io ordinavo di smetterla, e avrebbero mangiato me pure se fosse rimasto, cosa che non ho fatto, anzi me la sono battuta a gran velocità. Chiamato un posto Donna Wanda, dice che ne ha proprio l'aria. Beh, per la verità non mi è dispiaciuto che fosse venuta, perché di frutto da mangiare ce n'era proprio pochina e lei se ne era portata un po' delle sue mele. Uno potuto fare a meno di mangiarle, avevo una tal fame. Oh, lei è venuta tappata, parata di foglie, mazzolini di fiori, e quando le ho chiesto che cosa significassero quelle stupidaggini, strappagliele di dosso, le buttate per terra, ha fatto una risatina nervosa, diventata tutta rossa. Non avevo mai veduto prima di allora un essere vivente ridere quel modo e arrossire. La cosa mi è parsa sconveniente. Le ho detto di non dare tale spettacolo di sé. Adamo, ma io non ho niente da mettermi. Allora mi sono calato piano piano dove era venuta la battaglia delle bestie feroci. Ho raccolto delle pendi e le ho detto di mettere insieme un paio di vestitini adatti ad occasioni importanti. Adamo, guarda qui, come mi stava. Guarda. Sembri un dronte. Trovo che lei è una buona compagna, mi accorgo che senza di lei ora che ho perso i miei possedimenti mi sentirei solo, depresso. Se solo potesse calmarsi, stare zitto un paio di minuti. Sarebbe uno spettacolo riposante. In tal caso penso che guardarla sarebbe più piacevole. In fondo è una creatura piuttosto gradevole, flessuosa, slanciata, ben formata, aggraziata. Oggi al torrente, guardandola mentre lavava e metteva stelle di pesce ad asciugare, ho anche pensato che era carina. Un'altra cosa, lei dice che è stato stabilito che d'ora in poi dobbiamo lavorare per vivere. Lei mi sarà utile, io sovraintenderò i lavori.